Ciao, vediamo insieme come preparare lo yogurt. Questi sono i miei grani di kefir. Io li faccio fermentare 24 ore, quindi tutte le mattine procedo per scolarli. Eccoli qua, vedete, si sta staccando il siero. La fermentazione va da 24 ore o 48, ma io preferisco farla ogni 24 ore. Mescolo con il cucchiaio in plastica prima di scolarli. Il barattolo, lo vado a sciacquare con l'acqua calda bollente, assolutamente senza detersivo. Eccolo qua. Oppure ne preparate due, così ne avete sempre uno pulito. Cerchiamo di non contaminare, i grani nel kefir. In questo modo il kefir che esce rimane un pochino liquido, è da bere, diciamo. Quindi adesso vedremo come farlo venire un pochino più denso. Anche se mettendolo poi in frigo, continuando la fermentazione, un pochino infittisce. Ora rimetto i grani dentro il barattolo pulito e li peso per poter aggiungere il latte. Ecco qua. Questi sono 35 grammi di grani, quindi io metterò 350 grammi di latte. Io uso la proporzione da 1 a 10, si può usare sia da 1 a 5 che da 1 a 10. Uso da 1 a 10. Però mi tengo un pochino sotto, leggermente sotto del 10, quindi invece di 3,50 metterò 3,30. Bene, vedete com'è. Non è proprio liquido, ma insomma c'è chi piace un pochino più denso, proprio a mo' di yogurt, oppure di yogurt come lo yogurt greco. Vediamo come fare, quindi, per renderlo un pochino più fitto. Ho preparato questo recipiente con un telo. Questo telo io lo uso soltanto per fare questa cosa, quindi è lavato con acqua bollente senza detersivo. Ci metto un elastico così si tiene. Dicevo senza detersivo, al massimo lavarlo con un po' di bicarbonato ogni tanto. Ed ora vado a scolare il mio kefir. Ce lo metto dentro. Vi faccio vedere così che in questo modo esce un po' di siero. Naturalmente con il siero se ne vanno via un pochino di sostanze, anche se naturalmente rimangono sempre, però il siero è pieno di elementi nutritivi, vitamine e altro. Se volete sapere qualcosa di più, vi consiglio di andare sul sito di Kefir Italia, dove trovate tante descrizioni, tante cose utili sul kefir, tra l'altro anche ricette. Io di solito ne tolgo poco di siero. Però adesso vi faccio vedere per voi, lo faccio un pochino più denso. Naturalmente il siero non si butta, si mantiene in frigo fino a 6 mesi e ci si può fare il latte, ricotta e altro. Per questo vi rimando ad altri video che metterò il link nell'info box. Bene, dopo un'oretta io direi che è pronto. Ho staccato bene anche dalle pareti perché quando cola si attacca alle pareti del panno, vedete? Quindi lo stacco e lo giro e ho preparato il mio vasetto per mettere lo yogurt. Ne levo un po' con il cucchiaio e poi lo appoggio nella ciotola. Eccolo qua, vedete? Questo è prezioso, eh? E piano piano me lo metto nel vasetto.
Se lo tenete ancora di più, conviene chiuderlo. Poi ho fatto anche un altro video per questo, per questa cosa. Quindi si chiude con l'elastico e si mette a scolare magari in frigo anche mezza giornata, e da lì poi si crea la crema di kefir. Ma così è perfetto, vedete, qui sono yogurt, io di solito ci faccio anche merenda, colazione, merenda, ci metto, aggiungo cereali, frutta, mirtilli, meringhe anche, buonissimo con le meringhe. Bene amici, vi ringrazio della visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!